Andiamo a preparare la nostra Nutella, aggiungendo nel boccale lo zucchero e le nocciole e tritiamo il tutto finemente. Adesso andiamo ad aggiungere il cioccolato e tritiamo anche quest'ultimo. Adesso andiamo ad aggiungere il latte di soia e l'olio d'oliva. In alternativa all'olio d'oliva possiamo aggiungere il burro, che saranno 70 grammi. Andiamo a sciogliere il tutto a bassa temperatura, in modo da evitare che il cioccolato si bruci. Una volta che avremo sciolto bene tutti gli ingredienti, lo aggiungiamo in una ciotola, copriamo con pellicola e facciamo freddare il tutto. Adesso ci occupiamo del rotolo. Scaldiamo in un pentolino gli albumi con lo zucchero fino a renderli tiepidi. Adesso montiamo alla massima velocità fino a ottenere un composto liscio e spumoso. Mi raccomando, è molto importante non montarlo troppo, altrimenti rischiamo di non miscelare bene gli ingredienti. Adesso ci occuperemo dei torli. Andiamo ad aggiungere l'altra parte di zucchero, il miele e montiamo il tutto a massima velocità. Adesso ci occupiamo di setacciare la farina di farro con la fecola per almeno due volte. Adesso siamo pronti per aggiungere i due ingredienti. Aggiungiamo un terzo di albume e un terzo di farina. Questo ci permette di ottenere un composto gonfio e spumoso. Mescolare dal basso verso l'alto. Adesso andiamo a distribuire uniformemente in una teglia da cucina il nostro composto. È molto importante distribuirlo bene, perché in questo modo avremo uniformità nella cottura. Adesso inforniamo in forno già caldo, statico, a 200 gradi per 7-8 minuti. Adesso lo andiamo a coprire con pellicola in modo che il calore mantenga l'umidità. In questo modo sarà più semplice fare il rotolo. Adesso che sarà freddo il nostro biscuit, andiamo ad aggiungere la nostra Nutella. Mi raccomando, è molto importante che ci sia una distanza dai bordi di almeno 2-3 cm, in modo che non fuoriesca la Nutella. Adesso andiamo a fare il nostro rotolo con estrema delicatezza, in modo da non romperlo. Lo copriamo con carta da forno, con la pellicola, e lo mettiamo in frigorifero a riposare fino al completo raffreddamento. Spolveriamo con il cacao e il nostro rotolo è pronto. Metti un like se ti è piaciuta questa video ricetta.